Mentre a molti di noi i giorni sembrano passare tutti uguali, tutti intorno ci sono delle avventure che iniziano e finiscono. Oggi incontrerò Elena e Adonella, che in via San Faustino hanno iniziato in questo negozio una bellissima avventura, che purtroppo è destinata a concludersi. Il motivo potrebbe sembrare molto semplice. La globalizzazione, la concorrenza, l'economia, le norme, il commercio di una città, l'insieme di fattori che portano un negozio, come il loro, a chiudere dopo pochi anni di attività. Ma partiamo dall'inizio. Un negozio dove vendo in tutto scuso a Berlino, un negozio enorme, è il primo che è stato aperto. E da lì abbiamo pensato che l'idea fosse bella, fosse buona, abbiamo cominciato ad informarci e abbiamo scoperto che in Italia c'erano già parecchie realtà di questo genere, ma a Brescia non ce n'era una. Abbiamo aperto il 25 novembre 2014, quindi in primavera abbiamo iniziato e abbiamo comunque rischiato, ci siamo affidati al passaparola e che ha funzionato. Ho scelto questa zona perché è una zona di passaggio, una zona popolare, una zona multietnica, una zona insomma colorata, bella, è la porta della città. Poi ad un certo punto il sogno si è fatto trasparente. Verso ottobre più o meno, sì, abbiamo cominciato a vedere che insomma il lavoro stava calando tanto, quindi abbiamo contattato il commercialista che ci ha dato ragione. Però abbiamo voluto comunque provare fino a dicembre per vedere se magari con il Natale le cose ripartivano. Poi vabbè, visto a fine dicembre, visto l'andazzo del mese, ci siamo presi ancora qualche giorno per riflettere. A metà gennaio abbiamo preso la decisione ultima. Effettiva, sì. Sì, a malincuore ovviamente. Molto malincuore. Non bisogna lasciare, le cose bisogna lasciarle andare. Abbiamo provato e è stato divertente. Bello, abbiamo imparato un sacco di cose, sì, abbiamo conosciuto un sacco di persone, gente, un sacco di realtà. Sì, gente bella. Sì, è andata bene il primo anno. Abbastanza bene, che siamo riuscite comunque a pagarci le spese. Cioè bene vuol dire pagarsi le spese, sì. Uscire alla pari. Alla pari. Poi non siccome siamo diventate milionarie. No, a settembre c'è stato un tracollo un calo impressionante. Inspiegabile. Ma proprio tanto consistente. Ma io una mezza idea ce l'ho, in realtà. Il centro commerciale che ha aperto qua vicino non ci ha aiutate, di sicuro. Non ha aiutato i commercianti, di sicuro. Nessun commerciante del perché centro, comunque, del centro storico, esatto, di Brescia. Perché questo caso non l'abbiamo accusato solamente noi. No. È una cosa più generale che tanti altri sentono. Cioè, anche durante il Natale, se gli anni precedenti, non dico solo sulla nostra via, ma in tutto il centro c'era tanta gente, i negozi erano pieni quest'anno. Non c'è gente in centro. Perché? Vabbè, vai là, parcheggi, ti fai un giro, magari non compri niente, magari vai là solo a berti un caffè, però ci passi la domenica, ci passi i sabati al caldo. Il parcheggio non lo paghi. Sì, stai là, ti fai 6 ore di fila per entrare e poi vai, non so. Essere più vicini alle piccole imprese, piccoli negozi. Farsi vedere ogni farsi tanto. Esatto, sì, sì. Secondo me il sindaco non sa neanche com'è fatta San Faustino. Il sindaco e tutta la giunta, cioè non sa neanche dove è sistemata. Qualunque evento è concentrato sempre in Piazza Loggia, Piazza Duomo, Piazza Vittoria. E invece sarebbe bello magari coinvolgere anche le vie limitrofe, un'idea così, e poi più controlli, cioè, per evitare appunto queste scene di risse, piuttosto che lo spaccio, più controlli in giro, anziché metterle multe magari. Il negozio si chiama Le Sfuse, nome azzeccatissimo per descrivere la loro attività commerciale e i caratteri di queste stupende ragazze. Mancano le la dislessia, portami via. Dai, cosa vuoi dire? Perché ogni tanto mi si blocca il cervello. Io ero cameriera in una birreria. Io barista in un American bar. Il mio lavoro non rispecchiava tanto lo stile di vita che avrei voluto condurre. Perché lavoravo in un posto in cui si servivano galletti. Io sono vegetariana. E cosa farete adesso?
Marchetta. Se hai un'idea, guarda, se vuoi proporci un lavoro tu, subito. Tra 6 anni avrò sicuramente finito, avremo finito di pagare il mutuo, staremo lavorando, saremo stressate. No, dai, tra 6 anni farò un lavoro che mi piace, avrò magari anche non in Italia, chi può dirlo, e sarò felice sicuramente tra 6 anni. Sì, saremo felici, ma soprattutto sì, perché abbiamo finito di pagare. Sì, tanto una soluzione c'è sempre, sì, sempre, anche nelle peggiori delle situazioni, qualcosa, una via d'uscita c'è. Uno spiraglio c'è, quindi bisogna trovarlo, lo spiraglio. Si trova, sempre. Quindi tra 6 anni saremo felici perché abbiamo finito di pagare il mutuo e quello che c'è, c'è. Sì. Andrà bene. Adonella mi spiega come l'ha organizzato il negozio e mi fa molta tenerezza perché corregge costantemente i verbi dal presente al passato. Ognuno desiderava. I prodotti sono, erano. Da questa parte invece avevamo i prodotti. I prodotti anche in quel caso erano. Perché tutto questo da oggi in poi non ci sarà più. Questi sono i dispenser nei quali tenevamo tutti i prodotti secchi sfusi a peso, pasta, riso, semi, insomma tutto il cibo che si trova solitamente confezionato qua si poteva prendere a peso. Mentre invece nella parte in fondo al negozio avevamo i detersivi e igiene per il corpo, sempre alla spina, quindi i clienti arrivavano con i loro barattoli. In questo caso invece per i prodotti secchi noi usavamo dei sacchetti di carta riciclati o in alternativa i clienti venivano con i loro contenitori. La cosa che mi colpisce maggiormente parlando con queste due ragazze, giovani ed imprenditrici, è la loro tenacia. La sicurezza nell'aver provato e aver voluto seguire un sogno. Questi sono i visi dei nostri giovani e piccoli imprenditori. Persone che ci mettono l'anima e mettono in gioco la loro stabilità economica per provare a seguire un sogno. Io mi sento arricchita e un po' delusa ovviamente. No, io sono soddisfatta, sì, perché alla fine anche se è andata così, cioè, ci ho provato, che è la cosa più importante. Non abbiamo il rimorso di non averci provato. Assolutamente no. È meglio chiudere adesso piuttosto che incaponirsi e magari tra un anno essere sempre la stessa situazione, anzi una situazione con dei debiti peggiore. Maggiore, non me la sento. Saluto Elena Adonella ed esco per l'ultima volta dal negozio delle sfuse, perché dal 31 gennaio non esisterà più. Lo so che non c'è una bacchetta magica per risolvere i problemi, ma credo che tutti noi, l'intera comunità e le persone che sono chiamate a rappresentarla, debbano ringraziare persone come Elena e Adonella, imprenditori e liberi professionisti che con coraggio e simpatia cercano di aprire un'attività nonostante il periodo economico. Scoprendo la loro storia, mi viene da pensare che non si può lasciare scomparire attività come queste, perché gli unici sfusi in questo racconto sono quelli che non fanno niente, pur avendo il potere per cambiare le cose.